attraverso una strada che è nevralgica per la città di Salerno, ma anche di collegamento con tutta la valle dell'Irno, che è appunto la Lungo Irno, con il coinvolgimento delle scuole. Questo progetto com'è nato e poi quali sono le caratteristiche che sono emerse? Ok, Salerno, storia di un cambiamento, la Lungo Irno, nasce da un'idea del Laboratorio dei Pensieri Scomposti, un'associazione che già da tempo si occupa di raccontare la trasformazione urbana di questa città. Sulla scia infatti di un'unica grande opera, Salerno, si è tenuto presso il complesso di Santa Sofia circa un anno e mezzo fa, dove si andavano a raccontare in maniera puntuale alcuni dei grandi importanti cambiamenti che ha subito la città, è nato Salerno, storia di un cambiamento, la Lungo Irno. Un evento che racconterà quelli che sono state le trasformazioni urbane della città che hanno interessato il fiume più importante della città. E come? Attraverso un dossier fotografico, attraverso delle testimonianze, degli elaborati, il documento programmatico che è nato in collaborazione tra l'amministrazione negli anni, lo studio MBM di Oriol Boigas, e con tante piccole storie nella storia generale che saranno raccontate da... La Lungo Irno è una delle opere che ha caratterizzato un po' il cambiamento della città di Salerno ed ora viene ripercorsa in questo momento culturale. È un asse di penetrazione mare collina del quale si sentiva disperatamente il bisogno. Nel progetto di città immaginato da Vincenzo De Luca questo è un aspetto di grande rilievo. L'azione che hanno curato Pensieri Scomposti e i giovani chiamati a collaborare con questa iniziativa risiede nel fatto che ci sono degli aspetti anche storici che vanno tratteggiati, cioè la memoria della città, la memoria del suo divenire storico, la memoria del com'era e come è diventata, credo che sia un esercizio utile alle nuove generazioni e utile anche a tutti i cittadini. È facile dimenticare le condizioni urbane del passato e sembra che tutto sia facile, tutto sia stato risolto con passaggi banali, non è così. Su questo si è lavorato accanitamente, si sono immaginate prospettive e realizzazioni, si è faticato, letteralmente faticato, per la realizzazione di questi grandi impianti di reti infrastrutturali. Credo che questo sia un merito assolutamente, come dire, che va reso pienamente a chi a questo ha dato grande parte della sua azione amministrativa. Con il giro di poco tempo la Lungo Irno ha significato un grande cambiamento nella mobilità, nella viabilità per i salernitani. Probabilmente quasi non si ricorda più che cos'era prima via Luigi Guercio. Oggi la Lungo Irno accorcia notevolmente le distanze. Un anno fa non avevamo neanche il sottopasso che collegava verso la stazione. Quest'anno la Lungo Irno si accenderà anche con le luci d'artista perché diventerà un po' il quartier generale anche degli arrivi in città. Assolutamente sì. Tenga conto che la Lungo Irno è uno degli aspetti dell'infrastrutturazione dell'armatura urbana della città. C'è la porta est, c'è la porta ovest, ci sono una serie di azioni a largo spettro che si sono messe in moto e che si stanno realizzando. Già la porta est con il vialone monumentale che lambirà lo stadio Arechi ha banalizzato un tratto di strada che può diventare strada a servizio degli insediamenti balneari, quindi voglio dire c'è tutto un rivolgimento generale della città che va ascritto ad un progetto immaginato e che si sta realizzando. La memoria può essere corta, come le diceva è utile ricordare com'era prima, così anche per quanto riguarda per esempio le Chiancarelli bisogna ricordare com'era prima. Ora abbiamo una splendida passeggiata che si prolunga lungo, come prolungamento del lungomare, attestandosi sulla spiaggia di Santa Teresa. Quando sarà pronta la Piazza della Libertà avremo un impianto formidabile e questo non ci deve fare dimenticare com'erano le Chiancarelli prima o com'era per esempio il cinema Diana, che da cinema a luci rosse è diventato un contenitore splendido per iniziative culturali le più varie, dalla cinematografia alla prosa, è una scatola multimediale che si rende al servizio della città. L'auspicio dei cittadini della zona è quello di veder completata la cittadella giudiziaria e di veder realizzata la chiesa che da tanti anni attendono.
Sì, la cittadella giudiziaria, come lei sa, vede in corso i lavori per la sicurezza attiva che sono in testa al provveditorato delle opere pubbliche che si stanno realizzando. Il CIPE deve darci la possibilità di ultimare i lavori, così come già è stato preconizzato e preannunciato, e quindi potremo anche ultimare definitivamente l'opera, che per gran parte è già completa. Diceva la chiesa, stiamo vedendo, questa è un'iniziativa difesa strenuamente da Salvatore Telese, e noi la stiamo considerando, stiamo verificando il metodo più semplice per realizzare l'opera, insomma, questo è. Accaduto negli ultimi 30 anni lungo il fiume Irno, in realtà non solo negli ultimi 30 anni, perché c'è uno spazio anche dedicato agli Etruschi, per cui gli Etruschi sono stati lì sull'Irno molti molti anni fa. Sono 7 scuole che sono poi la parte principale di questo anello che scorre lungo il fiume, e ognuno di loro è stato affidato un argomento. E siamo partiti da lontano, da Pellezzano, siamo lontano rispetto alla città di Salerno perché è l'unica scuola di Pellezzano, l'unica scuola fuori la città impegnata, parlando della lavorazione dei tessuti per arrivare al cementificio, che è un argomento abbastanza duro. Abbiamo affrontato argomenti piuttosto difficili perché lungo l'Irno è successo di tutto. Oggi l'Irno è una strada che collega la città nel bene e nel male, voglio dire, ha tanto da raccontare. Noi il racconto lo faremo nel bene e nel male. Dentro lo spazio che è all'archivio dell'architettura contemporanea, a via Portarina 27, ci sarà un evento nostro realizzato con una scenografia. Sono 20 metri di scenografia, altezza d'uomo, tattile, quindi anche per il mondo della disabilità. Tutto può essere vissuto. Tutto, ed racconteremo simbolicamente quello che era, quello che è e quello che sarà. E poi il recupero dei profumi. Abbiamo cominciato con Borgo Gelso, i Gelsi, e poi abbiamo recuperato piano piano tutto quello che c'era lungo il cammino, fino ad arrivare ai profumi di oggi, che non so se sono migliori o peggiori, sono altri profumi. Io chiederò l'importanza della presenza degli studenti. L'importanza degli studenti della scuola che siamo oggi qui, rappresenta un po' il cuore della storia, anche dell'attività culturale dell'ente locale, l'unica scuola superiore che partecipa a questo importantissimo lavoro, percorso sulla storia del fiume Irno e su tutte quelle che sono state le direttrici dell'attività industriale, territoriale, ma anche le direttrici culturali. E il Liceo Regina Margherita, come per tutte le gli eventi, le iniziative importanti del territorio, è presente con una delegazione, ma con un lavoro straordinariamente articolato, portato avanti con delle scuole partner, con la direzione di Pensieri Scomposti, col coordinamento dei Pensieri Scomposti, grande iniziativa che raccoglie un po' tutti i lavori degli istituti. Il Regina Margherita, così come è solita fare, sempre presente, ribadisco, con i propri studenti, non solo ha fatto un lavoro articolato che attiene appunto al periodo storico industriale, con slide, immagini che raccolgono un po' il principio ispiratore, i cinque sensi, no, di questa iniziativa, ma intende proiettare verso il futuro tutto questo lavoro, traducendo nelle lingue straniere studiate, nelle cinque lingue straniere, in inglese, tedesco, spagnolo, francese e arabo, le parti più significative di questo lavoro. Ciò consentirà anche di creare un indotto culturale per il turismo, che sarà accolto anche nel prossimo periodo di Luci d'Artista, e contribuirà come valore storico a quello che è l'attitudine dell'istituto, la vision dell'istituto di essere fortemente incardinata nella propria regione, nella propria provincia, nella sua città Salerno, Salerno città di fiume.
ma quello che mi veniva chiesto in fondo è la partecipazione un po' di quella grande sfera dell'affettività che noi rintracciamo in tutti i lavori che facciamo. I ragazzi ci hanno messo non solo l'interesse, la passione, ma anche l'amore per il proprio territorio, la voglia di riscoprirlo o talvolta scoprire un passato a loro, per loro sconosciuto. Gli elementi storici curriculari attenzionano normalmente, insomma, tutto quelli che sono stati i grandi eventi storici. La storia del nostro territorio è quella parte del curriculum che noi curiamo con grande attenzione, cogliendo in tutti i lavori dei nostri ragazzi una forte emotività e una spinta passionale trasferita anche da ottimi docenti e, perché no, un pochino anche dal dirigente che ci crede. Okay. Liceo statale Regina Margherita di Salerno, dirigente scolastico Virginia Loddo. Di Salerno, indirizzo scienze umane. Siamo qui oggi appunto per presentare la storia dell'evoluzione del Lungo Irno. Come sappiamo, Salerno è una città bagnata dal fiume Irno e le principali industrie sono nate appunto proprio lungo questo fiume, in quanto alimentavano i mulini ad acqua. La principale industria che andiamo, la prima industria che andiamo a vedere è l'industria della Salid, fondata da antichi pionieri salernitani, e mise a capo della direzione il noto antifascista Adriano Figosa. Ma con l'avvento di nuovi prodotti dell'industria dei laterizi, l'industria della Salid fu danneggiata poiché non riuscì a stare al passo dell'evoluzione di questi prodotti e quindi nel 1966 dovette chiudere. Ma diciamo che a soppiantare questa industria ci fu l'industria delle ceramiche mestine, fondata dall'americana Ernestine Piegan Cannon, nipote di un magnate americano, che e lei nata appunto a Salerno. Diciamo con questa coppia italo-americana subentra un ingegnere tedesco, Horst Simons, e diciamo che porta un tocco di colore all'industria, in quanto con lui nascono nuovi colori come il rosso sempronio e il blu cobalto. In più, con le sue scoperte scientifiche riusciamo ad eliminare del tutto l'amianto dalle lavorazioni di ceramica. Quindi diciamo che l'industria della ceramica ernestina è un punto di riferimento per tutto il design internazionale e diventa il punto di riferimento anche del design americano, che prende spunto proprio da noi, e la collezione diventa una sorta di è un patrimonio internazionale di Salerno. E sappiamo che le terme nascono anche come punto di divertimento dagli antichi etruschi. Infatti gli etruschi chiamarono Salerno Irna, però dagli storici Salerno aveva anche il nome di Marcina, proprio per l'odore di uova marce che emanavano le fonti di sorgenti solforiche. Nel Settecento, con Anselmo Macri, abbiamo due documenti. Il primo che risale al 1772 ed è un saggio in cui egli annuncia la presenza di sorgenti di acqua minerale nella contrada. Mentre appena 3 anni dopo scopriamo che a Salerno ci sono delle sorgenti proprio nelle nostre zone vicino a noi, nell'attuale Lungo Irno, e queste sorgenti hanno delle grandi capacità curative, quindi fisico-biologiche, che curano malattie e le prevengono.
per quanto riguarda appunto il corpo umano. Moglie di Alfredo Campione, che nel 1918 ristruttura del tutto lo stabilimento creando un palazzo Liberty che presenta nel suo ingresso una colonna, 18 vasche in muratura, il giardino presenta delle tipiche piante esotiche come banane, bambù, calle d'Etiopia e si ha un'imponente struttura diametrale di 3 metri, ossia la grande pala d'acqua che aveva il compito di distribuire appunto l'acqua in tutte le terme. Quindi diciamo che in quel periodo le terme diventano un vero e proprio punto di incontro per le persone più in vista a Salerno e diventano anche un luogo, diciamo, sereno di passeggiata per lo studio dei seminaristi. Però con la nascita delle terme di Montussi e le terme di Castellammare, nel 1968, all'inizio del 1960, le terme vengono il proprio declino, poiché non riescono a stare al passo dei comfort dell'epoca. Nonostante nel 1965 il nipote del fondatore delle terme Campione, l'omonimo Alfredo Campione, presenta un progetto, questo non va in porto, però guardando la planimetria del progetto notiamo come sia già presente la costruzione del ponte dell'Irno e della stessa Lungo Irno.